Allora il mondo è venerdì 25 giugno 2021, allora da un po' di tempo mi sono avvicinato all'igienismo e al minimalismo, quindi negli ultimi mesi ho fatto un po' di pulizia, ho eliminato dalla mia vita tutto ciò che non mi faceva stare bene, persone, cose, situazioni, no, tutto ciò che non mi permetteva di elevarmi come essere umano, come persona, mamma mia, come persona o come bestia, come che dice qualcuno, qualcuna. E Tommasino, senti che ben che parla tuo zio oggi, cazzo, una scienza proprio. Allora, quindi, in questo gioioso e meritatissimo giorno di ferie, mi sono ricordato che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. Giornata promette. E sì, mi sono ricordato che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. E allora ho pensato, quasi quasi, c'apo Xina, femmo vedere Xina. Se noi bugiari dice che sono bugiaro e venimo qua, qua dove? Bologna! Ecco qua signori, oggi comincio la via degli dèi da Bologna a Firenze, quindi un progetto che si sta per realizzare, adesso mi bevo un caffettino e mi metto in marcia. Quindi signori, patate del mondo, gne 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 e au revoir! Dopo 22 km sono ridotto una merda, cazzo, e non sono neanche a metà giornata, però guarda che posti, cazzo, boh, merendina e dentro il bosco.
Mamma mia, non te che paura del lupo cattivo? No, mi fa paura Cappuccetto Rosso a me. Allora, visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica e pensavo di essere l'unico al mondo, ecco qua che io ho trovato nella via degli dèi, il dio della fatica. Ciao, Presentate. Daniele, piacere. Daniele, cosa hai fatto, Daniele, per far fatica nella tua vita? Di tutto, sono andato in Sud America, sono andato in giro per l'Europa. In aereo? Treno? Ma no, in bici, ci mancherebbe altro, sempre all'insegna della fatica. Cazzo, Patagonia, dopo cosa hai fatto? Patagonia, un po' di Alpi, anche un po' di pianura per, insomma, un po' rifiatare, un po' di mare, però molto in Cazzo, bici. so un prince in piante in confronto, un prince in piante. E l'altro signore, Ciao, Luca! piacere. Dove stai andando, Luca? Noi stiamo andando a Firenze e stiamo camminando veramente tanto. Mi sa A che la piedi anche fatica, voi, sì, fate fatica. Ah, boh. la Allora, visto che i fatica è. busiari dice che sono busiaro, ecco qua. Per Gnegne TV, un Gnegne a tutto il mondo. Gnè E au revoir. Pensavo che i dinosauri si avessero estinto. Guarda che roba. Non so stami, anche se sono sotto sforzo. Oh, avanti. La peggiore idea della mia vita. Vai, ha spento. Ho un io, nostro Signore Dio, fin adesso, a tutti gli animali possibili e immaginabili. Anche al gatto delle nevi e al Pony Express. Mamma mia, te li che fatti tutti. Guarda che roba. Gli che fatti tutti, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. No, no, mi sono ricordato anche dei ori. Cazzo, avanti, ma guarda che roba, cazzo, cioè fa fatica anche io moragno andare su qua. Oh, dai. Allora, mi manca ancora 10-15 km per finire la prima tappa. Ho visto sto cartello. Casa del Pellegrino, so fin io, cazzo. Allora, Casa del Pellegrino, una bellissima chiesetta. Ho pensato, quasi quasi vado a chiedere a Dio se mi manda un segnale, no? Ed ecco qua il segnale. Ciao Gabriele, mi sa che stavolta che adesso estrassi. Fatto il mondo gli è e urwa.
Allora il mondo, bon, se arriva fine prima tappa a Monzuno, o Monzuno, come cazzo si dice. Cazzo, so, finio. Ho fatto solamente 43 km e non chiamato più, cazzo. Allora il mondo, prima tappa fatta a Monzuno. Fermo a vedere che siamo a Monzuno. Se noi busiari dice che sono busiaro. Aspetta un attimo. Eccomi qua, in cornicetta. Saluti da Monzuno. Via degli dei. Allora, sono già lavato, cazzo. Lavato il profumatissimo. Fermo a vedere che sono lavato. Fermo a vedere che sono profumatissimo. Allora, a volte succedono incontri che ti cambiano la vita, o perlomeno ti cambiano la giornata. Dovevo dormire in un dormitorio alla bellissima cifra di 13 euro, però, un incontro ha fatto sì che questa notte dormissi in camera singola, in un bellissimo ostello, no? Con doccia compresa. Mamma mia, quanto ghetto ho speso. E sul dormitorio pagavo 13 euro, ho speso più o meno e 13 volte meno, cazzo. Vanessa, uno come ti un piatto di minestra lo trova sempre. Non lo trovai a minestra, ma lo trovo a letto sto giro. Quindi signori, domani se riparte non so dove che arriverò. Oggi c'è stata una giornata spettacolare, cazzo, ho incontrato un sacco di persone e mi sono divertito alla grande, mi sono spaccato il brutto, cazzo. E che dire, se un giorno troverò, incontrerò o incrocerò nel mio cammino uno di quelli che dicono che la terra è piatta, dopo la giornata di oggi mi sa che finirò in galera. Quindi signori, patata del mondo, gne 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 e au revoir. Allora il mondo incredibile, sono arrivato a Monzuno, quasi finita la tappa, e chi è che mi accoglie? Il sindaco! Sindaco? Vice sindaco? No. Dov'è il vice sindaco? Io. Vice sindaco? Era. Io sono quello che ha messo l'acqua. Lui quello che ha messo l'acqua. Fantastico, cazzo. Quindi, patata del mondo, da moi, dal sindaco, dal vice sindaco e da quello con la targa. Gne 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 e au revoir. Nye 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 n